Benvenuti o bentornati a un nuovo appuntamento con Scacchiere Storico. Eh, oggi sono qui con la nostra Rebecca che saluto e oggi vi parleremo infatti di eh, epigrafia come avrete letto dal titolo dell'evento, eh, però non spaventatevi nel senso che vi spiegheremo un attimino che cos'è ma uh, soprattutto ve ne parleremo perché uh, l'epigrafia può essere una fonte importantissima non solo per uh, spiegare uh, alcuni avvenimenti storici o comunque gli avvenimenti storici in generale dell'antichità ma uh, anche uh, per raccontare effettivamente quella che era la vita di, uh, dei cittadini di una, di una polis. Per questo uh, abbiamo il piacere oggi di avere con noi Uh, Francesca Berlinzani che è professoressa di storia greca e romana presso uh, l'Università uh, Svizzera Italiana. Buongiorno Francesca, buongiorno Michele, buongiorno, buongiorno Rebecca, grazie dell'invito che ho accolto con grande piacere e anche come un auspicio di un imminente ritorno in presenza eh, ai incontri. Fisici, concreti, esattamente come gli oggetti di cui parleremo oggi. Benissimo, eh, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Eh, sono sicuro che spiegherai molto in maniera molto esplicativa l'argomento. Eh, adesso, quindi ti, ti, lascio, ti lascio la parola, eh, ricordo a tutti che mh, alla fine dell'intervento della professoressa potrete farci delle domande che poi noi le, le porremo. A te la parola. Grazie Michele. Dunque, il titolo che abbiamo dato eh, e concordato per questo incontro è Le pietre ci parlano, perché effettivamente l'epigrafia è una disciplina storica eh, che ha un grande valore documentario e un grande valore anche narrativo e dunque possono diventare interessanti, utili per ricostruire sia momenti della storia pubblica e venemenziale, sia momenti della vita personale privata, anche privatissima delle persone. E dunque eh, cercheremo in questa breve carrellata che condurremo insieme tra amici eh, di, ehm, di ripercorrere un po' tutti questi aspetti eh, di questa splendida disciplina antica, che ha le sue asperità ma anche un grande fascino, e eh, spero che lo vedremo insieme. Allora, comincerei a condividere il PowerPoint, se possibile, grazie a Marco. Eh, vorrei invitarvi a questo viaggio, cominciando con due. Eh, iscrizioni che ci gettano in media stress, cioè che ci portano ehm, a un tempo in cui ormai l'epigrafia è un fatto consolidato per i greci, è uno strumento di comunicazione essenziale e direi primario. E eh, a questo proposito, come invito al viaggio, ehm, ho proposto qui eh, un'iscrizione privata e un'iscrizione pubblica. Vorrei brevemente presentarvele e leggervi i versi dell'iscrizione privata. Cominciamo proprio da quella. Si tratta di un'iscrizione funebre eh, che, come vedete, arriva da una zona periferica del mondo greco. Callatis oggi si chiama Mangalia ed è in Romania. È una città sul Mar Nero, posta sul mare. Nichia, Nichias, direbbero eh, gli ateniesi, ha dedicato alla propria sposa giovane, morta prematuramente, un'iscrizione in versi. In italiano essa suona così. Salute, figlia di Eraclide, famosa fanciulla, Nicaso, in segno di grande saggezza. Di lei ancora il ricordo porta lo sposo né nessun'altra moglie giunse nel suo talamo legittimo. Ecco questo eh, congedo definitivo, ehm, doloroso dalla donna che ha accompagnato la vita di Michia, questa eh, Nicaso, è eh, appunto eh, suggellato da questi versi che vi vorrei leggere anche in greco perché sono ritmici, sono metrici, perché ci gettano in qualche modo nel pieno di questo, eh, potremmo dire, di questa polissemia, ma anche di questa multisensorialità che è eh, caratterizzante eh, l'epigrafia greca e in generale l'epigrafia. Hair, Eracleida Sugaterp, Luai Megalas, anti <totipo> toim posis es el salamus. Ecco, eh, questa è la prima iscrizione, che come vedete deriva poi da una raccolta, quella del Pic, eh, che ha scritto, eh, che ha composto un testo molto importante, I griechische Versen Schriften, una raccolta molto importante proprio per ricostruire. Questa tipologia di iscrizioni in versi, che sono migliaia e migliaia in tutto il Mediterraneo. Veniamo invece a un'iscrizione pubblica, anch'essa abbastanza tarda, perché eh, ci eh, mostra un momento di grande difficoltà dell'Atene del IV secolo. Si tratta del decreto di Eucrates contro la Tirannide. Un decreto che, eh, come vedete, è stato inciso sulla pietra negli anni 337-336. Sono anni molto importanti, significativi e anche eh, difficili per Atene, perché eh, si tratta del tempo che segue alla battaglia di Cheronea, cioè quella grande battaglia con cui il re macedone Filippo II. Letteralmente sbaraglia le poleis greche che si erano eh, agglutinate, riunite in, in, intorno all'egida di Atene, proprio per evitare eh, lo sconfinamento di questo potente, fortissimo re in tutte quelle aree della Grecia che erano solite, abituate ad autogestirsi attraverso la tradizionale forma poleica. Ecco dunque che eh, questo decreto, ehm, come vedete, è composto di due parti che in qualche modo si integrano l'una con l'altra. Sotto avete un testo decisamente poco leggibile in questa foto, molto lungo, che è un decreto. Un decreto che eh, dichiara eh, immune da qualunque punizione chiunque uccida una persona che si faccia tiranno. Ecco che allora la città di Atene, in un, tempo che ormai, diciamo, eh, in un tempo che è ormai cambiato, ribadisce la sua tendenza antitirannica, eh, dichiarando proprio l'immunità a chi dovesse uccidere il tiranno. Eh? Proprio come avevano fatto Armodio e Aristogitone eh, molti secoli prima, eh, quando eh, cacciano i tiranni da Atene. Siamo nell'anno 510-509, quindi potete fare voi il conto. Si ribadiscono quelle antiche memorie, si ribadisce quel senso di autonomia e quel bisogno di democrazia che è tipico del mondo ateniese e che viene integrato, ribadito, suggellato dall'immagine posta sulla testata di questa epigrafe. Nel bassorilievo, secondo eh, quasi tutti gli interpreti moderni, vi è democrazia, eh, la personificazione di democrazia che incorona il demos, cioè il popolo. Ed ecco dunque che il linguaggio iconico e quello del testo si integrano a vicenda e ribadiscono l'importanza di questo concetto. Che di fatto è stato il principio guida della storia di Atene. Eh, ecco, eh, non so se vogliate eh, intervenire ragazzi, perché io sto facendo un monologo, ma <ride> ehm, ci tenevo ecco, ad introdurre ehm, il viaggio co con, due, ehm, con due esempi che ci proprio, mh, permettessero di entrare direttamente nel pieno, eh, e nel, nel pieno senso di questa eh, disciplina. Eh, ora procedo, a meno che voi non abbiate domande. Procedo. Ecco, allora, eh, cominciamo, ritorniamo indietro e domandiamoci cos'è l'epigrafia. Io trovo che la migliore risposta a questa domanda sia quella data dalla più grande epigrafista del Novecento, a mio avviso, ma non solo a mio avviso. Si tratta di Margherita Guarducci che ha scritto un testo in tanti volumi, il cui titolo è Epigrafia Greca, ma che ha anche curato le iscrizioni di Creta, per esempio, la quale così eh, definisce questa disciplina. Le epigrafi greche sono tutti gli scritti con i quali gli antichi greci fissarono il proprio pensiero sulle pietre, sulle tavole o lamine metalliche sui più svariati oggetti di Creta, di metallo, di vetro, di avorio, sulle stoffe, sulle gemme ed anche sulle monete. Non sono da considerarsi epigrafi gli scritti greci assegnati comunemente alla, alla papirologia, quindi scritti su papiri, su ostraca e via dicendo, i quali però ai fini della storia della scrittura rientrano anch'essi in certo modo nel numero delle epigrafi greche. Ed è proprio per questo, per questa diciamo, lettura aperta, per questa prospettiva ampia che Margherita Guarducci ci offre, che ho messo proprio eh, a suggellare questa definizione un ostracon. Eh, sebbene la Guarducci rilevi che gli ostraca... Ehm, che adesso spiegheremo cosa sono, facciano parte eh, di un'altra disciplina, una disciplina consorella dell'epigrafia, cioè la papirologia. Tuttavia è vero altresì che eh, anche gli ostraca non solo ci permettono di ricostruire la storia e determinati contesti storici, ma soprattutto sono oggetti che per il fatto stesso di essere scritti rientrano in qualche modo anche nell'ambito di studio della epigrafia e dunque si possono in lato senso eh, considerare anch'essi oggetto di studio di questa disciplina Sì, ecco io a questo punto mi intervengo chiedendoti uh, se puoi spiegarci innanzitutto effettivamente a che cosa servivano uh, gli ostraca e, e poi ti chiedo anche, ma eh, effettivamente eh, gli ostraca non è che ci dicono anche magari qualcosa di più rispetto a un'epigrafe pubblica comune, nonostante gli ostraca poi in realtà siano, cioè su di esse ci siano scritte parole singole che poi sono nomi di persona? Cioè. Certo, certo, sì, è una domanda molto congrua, grazie Michele. Eh, allora, Ostracon in greco significa coccio e lo potete vedere da voi. Si tratta di cocci, di vasi rotti, che venivano riutilizzati secondo una modalità, di, diciamo, proto-ecologica che è tipica del mondo antico. Eh, gli antichi riutilizzavano tutto: pietre, stoffe, tutto quello che si poteva, naturalmente, veniva riutilizzato e così anche i vasi venivano sfruttati per altri usi quando si rompevano. In questo caso, eh, l'ostracon proviene da Atene, come eh, tutti gli ostraca eh, a nostra disposizione, salvo rarissimi altri casi. Eh, perché? Perché eh, l'ostracismo è una misura, è una pratica, Politica che viene forse ehm, iniziata grazie all'operato di Clistene, il grande riformatore, che si pone proprio all'inizio ehm, della rinascita. Eh, Politica di Atene dopo la cacciata dei tiranni, eh, le sue riforme si collocano nell'anno 509-508 e appunto tra queste si annovera forse lo stracismo. C'è cioè una misura che prevedeva di allontanare dalla città eh, tutti coloro che fossero ritenuti pericolosi per la democrazia e che fossero anche in odore di amicizia con i persiani. Siamo in anni in cui si avvicinano eh, sempre più vertiginosamente, diciamo così precipitosamente, le guerre persiane. Eh? Questo mondo, questo regno orientale incombe sulla Grecia sempre più. Eh, cosa contengono? L'ha detto Michele: nomi. Si chiedeva ai cittadini aventi diritto di Atene di riunirsi in uno dei mesi amministrativi, l'ottavo mese amministrativo dell'anno, per incidere eh, su un coccio il nome di chi si voleva cacciare. Qui siamo negli anni 70 del V secolo e il nome che abbiamo inciso è quello di Cimone, Cimon Miltiado, Cimone, eh, figlio di Miltiade. Questa è dunque l'opzione eh, del nostro autore dell'iscrizione. Il problema è che delle migliaia di cocci che sono stati ritrovati, contenenti appunto i nomi di chi si voleva ostracizzare, eh, sono state studiate le mani e si è eh, rinvenuto eh, che in molti casi la stessa mano ha inciso più cocci. Allora, si possono pensare due cose. Che forse l'alfabetizzazione non fosse così diffusa come qualche studioso moderno pensa e che dunque vi fossero degli scrivi che eh, incidevano semplicemente ciò che veniva loro richiesto dal cittadino che poi si recava nello spazio eh, per la sua tribù, nello spazio dell'agorà dedicato alla sua tribù in cui doveva poi lasciare il coccio. Oppure si può pensare che vi fossero, come dire, dei movimenti di pressione che davano ai cittadini già un coccio eh, con un nome prestabilito. Quindi non sappiamo bene cosa fosse. Quel che è certo però è che la misura dell'ostracismo, credo risulti evidente, è una misura profondamente democratica. Cioè è uno strumento attraverso cui questa città, in cui tutti i cittadini eh, hanno diritti equivalenti, sono chiamati a decidere. Per il futuro della stessa, anche allontanando elementi considerati pericolosi. Naturalmente, questo ha poi i suoi aspetti negativi, ci sono tanti detrattori della democrazia già in antico che scrivono trattati proprio per dimostrare come questo così ehm, questa libertà assoluta data ai ceti anche più bassi poi comporti ehm, una disgregazione del politico, quindi le posizioni già in antico sono eh, variegate e diversificate ecco, questo comunque è un ostaco spero sia stato chiaro, va bene allora procedo procedo con, questo, con questa slide che non vuole andare avanti, allora vediamo, ecco Così va avanti. Eh, brevemente, sempre in questa ottica propedeutica, ho pensato di ricordare a tutti noi che eh, diciamo la, mh, la natura dell'epigrafia è una natura che potremmo definire ibrida, eh, naturalmente senza eh, che questo termine vada inteso in senso negativo. Cioè l'epigrafia si pone tra la storia e in particolare eh, tra tutti quei documenti letterari eh, studiati dalla filologia che ci sono giunti grazie ai manoscritti tralati nel corso del Medioevo dall'Occidente eh, latino e dall'Occidente greco. Abbiamo un esempio di un bellissimo... Mh, mh, manoscritto Vaticano Greco, eh, il Vaticanus Grecus 1296, che riporta una porzione del lessico suda, un lessico di età bizantina che si riferisce però alle usanze, ai nomi, alle parole, ai concetti del mondo greco classico. E eh, appunto l'epigrafia si pone tra questo, tra queste discipline filologiche, storico-filologiche e l'archeologia. Cioè, è quella disciplina che studia i manufatti fisici e che soprattutto cerca di ricostruirne il senso analizzando il contesto di ritrovamento, analizzando anche tutti gli aspetti intrinseci dell'oggetto, il materiale, le forme eh, e tutto quanto lo, eh, lo riguardi proprio anche sul piano materiale. E dunque, eh, l'epigrafia che contiene dei testi scritti ma al tempo stesso li contiene su dei supporti fisici, materiali, concreti, che sono stati ritrovati in determinati contesti archeologici, ecco, l'epigrafia contempera in sé eh, tutti questi aspetti e li deve tenere insieme. Tra l'altro, l'aspetto, io direi, meraviglioso di questa disciplina è che spesso ci insegna qualcosa che, le, eh, che i testi letterari non riportano. Un caso che sicuramente conoscete tutti è quello della tabula claudiana. È un caso romano, ma è sicuramente molto interessante. Cioè, da Lione è giunta una tavola bronzea che ci riporta un discorso, di fatto un decreto, diciamo così, un discorso fatto dall'imperatore Claudio. Siamo nell'anno 48 d.C. Beh, anche Tacito negli annali riporta questo discorso, ma ha tutta un'altra forma. Se i contenuti, se i principi di fondo sono gli stessi, le discrasie tra il testo letterario e quello epigrafico sono molto utili per noi. Per capire sia il modus operandi di Tacito, dello scrittore, sia anche però come funzionava poi la politica concreta, attiva. È probabile che, mh, che Tacito abbia riportato un discorso di Claudio, ma non è lo stesso discorso che poi viene inciso sul, sulla tabula bronzea. Questo succede anche in molti altri casi. Eh, il mondo romano forse è più ricco di questi esempi rispetto al mondo greco, perché non abbiamo sempre la possibilità di fare confronti così, diciamo, mh, eh, che, che si possano sovrapporre così bene, però certamente questo è un altro elemento di cui eh, tenere conto. Eh, ecco, dunque, eh, quando studiamo un'epigrafe non dobbiamo dimenticarci che l'epigrafe va studiata in tutti i suoi aspetti. L'epigrafe ha un corpo e ha un'anima, potremmo dire, eh? e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ehm, ecco, per entrare ancora più nel vivo, vedete che andiamo per progressioni <ride> successive, no? entriamo nel vivo, io ehm, vi ho voluto mostrare qui tante diverse eh, modalità di scrivere testi su degli oggetti. Abbiamo delle pietre, in un caso abbiamo una bella iscrizione che parla di una proprietà, di guadagni, di un padre, di una madre, probabilmente in relazione a un figlio, ma eh, l'iscrizione qui è stralciata. Abbiamo poi un frammento di pietra che è particolarmente interessante invece perché ci insegna che nell'età più antica e comunque fino al V secolo i greci ehm, eh, non avevano proprio determinato fino in fondo quali dovessero essere le direzioni della scrittura, per cui potevano scrivere in tutte le direzioni. Qui, per esempio, abbiamo eh, un, un frammento che riporta ehm, una, una lista di magistrati ateniesi che si occupano del culto di Atena qui abbiamo copid che sta per glaucopida ed è for, come forse sanno coloro che hanno letto Omero è un epiteto, un epiclesi di Atena eh? quindi per la dea Atena e qui sotto abbiamo eh, un frammento che ehm, in realtà è, è, è prima cioè è la parte che precede mh, questo testo e ehm, che si riferisce appunto all'operato dei magistrati quindi l'iscrizione correva non solo da, eh, dal basso verso l'alto, ma anche in modo bustrofedico, cioè ehm, di fatto Sana, che c'è scritto, e poi copied di qua, il, ehm, la direzione bustrofedica è una direzione per cui si eh, segue eh, un andamento che è come quello dei buoi quando si muovono in un campo avanti e indietro per cui si può andare da destra a sinistra da sinistra a destra da destra a sinistra e poi da sinistra a destra e si va avanti così in una sorta di eh, potremmo dire spirale verticale è esattamente quello che succede anche in questa iscrizione che è l'iscrizione di Milonidas di Corinto Milonidas e grapse kai anetheche, dice l'iscrizione, che vedete segue proprio un'onda, è come un'onda che poi avrebbe potuto proseguire in questo modo, fedico, ma in questo caso ancora si segue un'altra direzione che non è, come dire, eh, non è stata ancora oggetto di una conven convenzione precisa. Questo Milonidas è famoso perché è un vasaio di Corinto, di età arcaica. Eh, in questo caso il Pinax, cioè la tavoletta eh, di ceramica dipinta, è non soltanto ehm, dipinta da eh, Milonidas, che appunto egrapse, dipinse la... Eh, tavoletta che riporta di fatto una, eh, una, una quadriga di cavalli perché c'è un altro pezzo che è conservato questo è al Louvre, un altro pezzo è al Museo di Berlino e poi riuniti ci danno l'insieme ma eh, non soltanto ha dipinto ma anche dedicato, cioè questo è un dono votivo del pittore Milonidas che si è dipinto il dono votivo e poi l'ha donato alla divinità vicino a Corinto eh. Eh, ecco, eh, questo per dire che le direzioni possono essere tante. Abbiamo anche un'altra eh, un firma: qui abbiamo Nicostenes e Poiesen, Nicosten, il vasaio, ha fatto questo vaso eh, e ha, ha scritto, ha firmato giustamente la sua bella opera eh, policroma. Infine, per vedere ancora come possono essere varie, soprattutto nella fase più antica dello sviluppo della scrittura in Grecia, queste iscrizioni, eh, vi ho riportato la Coppa di Nestore, che poi vedremo, cioè a quanto sembra uno dei documenti più antichi ehm, iscritti in lingua greca, forse non il più antico perché qual per qualcuno il più antico sarebbe l'iscrizione di Osteria dell'Osa, eh, vicino a Roma. Adesso è un quartiere di Roma, Seria dell'Osa. Ecco, eh, come vedete, anche in questo caso abbiamo un'altra direzione. In questo caso l'iscrizione va, eh, diciamo, si muove in, in direzione sinistrorsa, come le iscrizioni del mondo semitico, eh, Nestor, Semi, Eupoton, eh, Poterion, eh, questa è la direzione della scrittura in tutti e tre i versi ma questo poi lo vedremo più tardi ecco qui sotto vedete una scritta che ho eh, riportato perché mh, forse dobbiamo essere subito mh, pronti e sicuri nel riconoscere eh, una tipica caratteristica eh, del mondo greco e romano il mondo greco e romano si esprimono tanto attraverso le epigrafi tant'è che sono state definite eh, civiltà epigrafiche. Mm? Bene, ehm, scusate, qui c'è un meraviglioso refuso che sarebbe stato tipico anche di tante iscrizioni eh, greche, che spesso sono ricchissime di errori. Questo sta naturalmente non per Messue, ma per Muse. Poi giuro che lo correggerò se qualcuno vorrà queste slides. Ecco, sono dunque civiltà epigrafiche, quella greca e quella eh, latina. Torniamo. Eh, a bomba nel mondo greco e occupiamoci allora di questa coppa, questo straordinario reperto che, guardate un po', non è stato trovato nel cuore di Atene, non è stato trovato nel centro della Grecia continentale, ma in un emporion, cioè in uno di quei luoghi che i greci avevano occupato per i loro scambi commerciali, che a partire dall'VIII secolo spesso preludono poi alla fondazione di colonie e a quel disseminarsi della cultura greca nel Mediterraneo, che aveva fatto dire a Platone che i greci erano come rane intorno ad uno stagno, lo stagno naturalmente sarebbe il Mediterraneo. Ecco allora che eh, qui ci troviamo di fronte a un antichissimo reperto di scrittura e dobbiamo subito prendere atto di una cosa. Questa scrittura, a differenza di quello che vedremo per le lineari di Creta, le lineari A e B, sicuramente per la lineare B è così perché l'abbiamo decifrata, ecco questa scrittura, a differenza di quelle, è una scrittura che subito si esprime per... Descrivere la cultura, la poesia, eh, il senso della vita che promana anche dai poemi omerici. E non a caso, qui ci troviamo di fronte ad una sorta di citazione variata di un testo iliadico, di un passo iliadico. In cui si parla della grande coppa che eh, Nestore di Pilo, il re Nestore di Pilo, soltanto sapeva sollevare. Lui, ormai vecchissimo, era l'unico che poteva sollevare la sua coppa enorme per bere. E qui ci troviamo di fronte ad un gioco che non è solo un gioco poetico, è anche un gioco ironico, diciamo per... e um, contrario in un certo senso, per, per contrario, perché questa coppa, questo schifos, si chiama così, questo tipo di vaso, su cui è incisa, graffita la scritta, è piccolissimo, è di 10 centimetri. Però dice, io sono la bella coppa di Nestore. Chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona. Ecco, la citazione, diciamo i richiami, gli echi omerici sono tantissimi, ma c'è anche un gioco ironico, perché questa coppa è piccolissima, naturalmente, è ben lungi dall'essere quella coppa di omerica memoria. Ecco, e, e non soltanto abbiamo il primo testo scritto che ci parla di poesia e che ci racconta un po' di, questa, diciamo, di questo contagio culturale poetico che attraversa il mondo greco, ma abbiamo anche versi. Abbiamo eh, un giambo e poi eh, due eh, esametri. Allora provo a leggerveli. Nestoro, sei mi eupoton poterion. Questo è il primo verso. E poi abbiamo due esametri, Ostantude piesi poterio autica chenon, Imero sayresei calliste fanafrodites. Ecco, eh, vedete come ehm, abbiamo già incontrato due iscrizioni metriche. Questo ci insegna che queste iscrizioni si leggevano ad alta voce, che dovevano essere pronunciate, recitate. Cioè il segno porta con sé il suono. Ed è proprio a partire da questo concetto che ora entreremo nella parte più tecnica del nostro ragionamento. Quindi andrai avanti, sempre che decida di andare avanti. Bene, allora, eh, ora eh, proviamo a entrare in un viaggio che ci conduca dal segno al suono e scopriremo che questo viaggio è un viaggio lungo anche nella storia dell'umanità. Ci sono, come voi sapete, ancora tradizioni culturali, paesi, popoli, mh, scritture, in cui eh, la discrasia tra eh, ciò che leggiamo, ciò che vediamo scritto e come lo pronunciamo è grande. No? Pensiamo al mondo cinese, no? al mondo giapponese. Eh, cioè, non sempre il segno corrisponde a un suono. Per noi è banale. Eh? L'alfabeto latino... Sappiamo che serve a ehm, trascrivere, a, a, a mettere per iscritto tante diverse lingue e noi in qualche modo, anche se non capiamo il significato di quello che leggiamo e che è scritto magari in rumeno o in turco, però di fatto possiamo più o meno pronunciarlo malino molto probabilmente, ma possiamo pronunciarlo. Ecco, non è stato sempre così perché la scrittura... Eh, per molti popoli, lo sapete bene, anche per, per molti popoli antichi, spesso ehm, rappresentava dei simboli, dei concetti stilizzati, magari. Questo forse è il caso delle mh, incomprensibili e antichissime tavolette di tartaria che vengono dalla Romania, sono un oggetto abbastanza enigmatico, risalente al VI millennio a.C. Per qualche studioso si tratta del più antico reperto scritto. Eh, per lo meno in Europa, eh, per altri invece non si tratta di vera e propria scrittura, quindi c'è un dibattito in corso che non credo dirimeremo noi oggi. Questo però è per dire che eh, ci sono dei simboli che possono essere letti e interpretati, ma che non necessariamente si possono pronunciare. Eh, la prima cultura che ha provato a collegare segni e suoni è stata la cultura ugaritica. Tra il 1600 e il 1200 avanti Cristo. Solo che eh, Ugarit, che appartiene a quell'area del, del mondo semitico, utilizzava dei segni molto complessi che sono i segni cuneiformi, che sono utilizzati da molte culture, molte tradizioni di quell'area, eh, rendendo quindi molto difficile in realtà poi. La comprensione dei testi. Sono i fenici all'interno del mondo semitico che riescono diciamo, a semplificare la lettura semica perché trasformano questi, ehm, questi segni cuneiformi in segni di lettura più semplice. Ma arriveremo ai fenici tra un attimo perché prima dobbiamo dare uno sguardo velocissimo appunto a quelle tipologie di scrittura che precedono. La perfetta corrispondenza tra un segno e un suono. Eh, conosciamo tutti, eh, penso, abbiamo visto tutti dei geroglifici eh, egizi. Il geroglifico è un mix tra scrittura pittografica o ideogrammatica, cioè dove i segni rappresentano dei concetti, e scrittura che comincia ad essere fonetica, perché alcuni di questi segni e concetti poi vengono ad indicare anche la prima sillaba di cui il nome di quel concetto o segno è composto, quindi è un mix. E, tuttavia, nel mondo greco, la prima tipologia di scrittura che noi incontriamo è la lineare, la lineare A che non è ancora stata decifrata, che si trova a Creta e appartiene alla civiltà minoica, e poi la lineare B. Che anche si trova sia a Creta che in tante aree della Grecia continentale alcune città, del, città della Grecia continentale, che è invece una scrittura sillabica che riporta un proto greco e quindi è stata decifrata nel 1952 dall'architetto Ventris, che poi ha collaborato con Chadwick, questo grande studioso, per interpretare le tavolette. Ad oggi i micenologi lavorano tantissimo, hanno interpretato quasi tutti i segni della lineare B, lineare B che è composta di eh, segni sillabici che sono quasi un centinaio, poi però ci sono altri segni che eh, arricchiscono questo, diciamo, eh, questo insieme eh, che sono supersillabogrammi, hanno valenze un po' ideogrammatiche e, eh, di altro tipo. Quindi comunque arriviamo ad un totale di 200 segni. Questa è quindi la lineare una scrittura che prevede la eh, prevede un segno per ogni sillaba. Torneremo su questo tra poco. L'ultimo alfabeto, quello che invece diciamo, prelude, e fa da, diciamo, mh, eh, da, da prodromo, eh, da prototipo, all'alfabeto greco è l'alfabeto fenicio in cui un segno è uguale a un suono. Ma, come ha detto Vilamovic: un uomo geniale della Grecia a tutto questo ha portato, eh, a, a, a tutto questo ha aggiunto un pensiero rivoluzionario. E ora vi lascio con questa attesa, eh, vi lascio nell'attesa e nella curiosità, perché vorrei tornare brevemente alle lineari, cioè a quei segni che servono ad indicare una sillaba e non un suono. In fondo sembra una sciocchezza se ci pensiamo. Che differenza c'è tra indicare una sillaba e un suono beh allora facciamo questo esempio che io faccio sempre in aula ma credo sia abbastanza banale per cui mi scuserete se è troppo banale se io devo dire babe bibobu devo scusate scrivere babe bibobu se ho una bella lineare mi serviranno cinque segni fantastico se invece devo usare eh, L'equipollenza suono segno avrò bisogno di una V e poi di cinque vocali quindi vince la lineare su Babibibobu. Ho cinque segni contro sei, la lineare è più economica, ma se poi devo scrivere dade di dodù, nella lineare ho bisogno di altri cinque segni e invece eh, con il mio alfabeto eh, suono segno, con la mia corrispondenza suono segno, avrò bisogno solo di un altro segno. Eh? E quindi l'economia della lineare. Eh, scrittura alfabetica permette di ehm, semplificare di molto le competenze di scrittura e di lettura e quindi si può diffondere in maniera molto più agevole. Non a caso eh, c'è chi ha parlato per l'alfabeto greco eh, dello strumento principe della democrazia proprio perché appunto è qualcosa di molto più accessibile, altro che gli scrivi egizi, insomma, dove ci sono proliferare di segni, eccetera. Ecco, eh, detto questo, dobbiamo però cercare di capire come nasce l'alfabeto greco e perché l'alfabeto greco in fondo rappresenta qualcosa di nuovo rispetto all'alfabeto dei fenici, che è pure un alfabeto molto Raffinato, i Fenici sono un'altra civiltà epigrafica e capaci davvero non solo sul piano politico, commerciale, architettonico di fare grandi cose, ma anche sul piano proprio della scrittura. Ehm, allora, innanzitutto, dove nasce l'alfabeto greco è un punto interrogativo gigante a cui non daremo risposta. Molti studiosi sono dell'idea che i Greci abbiano incontrato l'alfabeto fenicio in un luogo preciso perché l'alfabeto greco comunque, pur nella diversità eh, in età arcaica tra le diverse città greche, ha degli elementi comuni che dimostrano che c'è una sola fonte di derivazione dell'alfabeto greco dall'alfabeto fenicio. Si è pensato ad un emporio dove i greci incontravano i fenici, quindi ovviamente un emporio in area eh, siro-palestinese, diciamo così, località almina, in cui i greci avevano un emporio ed era un emporio in terra fenicia. Ci sono mille altre possibilità in realtà. Margherita Guarducci pensava a Creta, però devo dire che la sua teoria non ha avuto largo seguito, per cui continua a prevalere l'ipotesi dell'incontro dei greci con l'alfabeto in questa località fenicia. Eh, che cosa vuol dire eh, derivazione dell'alfabeto greco dall'alfabeto fenicio? Prima, prima di tutto vuol dire che i greci hanno adottato i segni del fenicio. I fenici, però, come tutti i popoli semiti, tendono a non indicare, a non creare segni, a non dare un segno per le vocali. Ancora adesso, nell'arabo sono segni diacritici, quelli che servono per indicare i suoni vocalici. No? E, ehm, e quindi eh, di fatto eh, i fenici dovevano integrare le vocali per intuito. Quando leggevano una parola, leggevano solo le consonanti, integravano le vocali per intuito. Cosa fanno i greci? I greci derivano questo alfabeto e riutilizzano alcuni suoni eh, scusate, alcuni segni di suoni che il greco non ha, di suoni fenici, che, però il greco non ha, per indicare le vocali. Le vocali inizialmente sono 5. Queste sono le vocali dei greci scritte in maiuscolo eh, greco. Le vocali però sono cinque, il segno A che eh, verrà indicato con aleph, il segno aleph, che indicava in realtà un, mh, un altro suono, ma che eh, viene riadattato e ribaltato, come sapete, dalla nostra A e dalla A greca eh, di 90 gradi per indicare il suono A. Poi abbiamo i suoni E. Ecco, anche questi vengono recuperati usando il HE. E, poi di questo questo è un po' più complicato, eh? si riutilizzerà poi questo eh, eta, ma non sempre, perché questa può essere anche una spirata. Quindi ora non entriamo in questo problema. Comunque, il suono E, che per esempio gli ateniesi scriveranno. Sempre così anche per la eta per lungo tempo, fino alla fine del V secolo. Poi si adotta lo iod, che è uno iota eh, semiconsonantico, con i semiconsonantico per indicare la, eh, lo iota. Poi il suono o, per il quale si usa questo segno. E poi il suono y, per il quale si usa una u semivocale, v che in realtà diciamo, sarà trasformato in due segni. Uno è il segno della Y, dove questa V viene vedete, girata, questo apice viene girato di 90 gradi, e l'altra è il D gamma, che è un suono che poi scompare dalla lingua, eh, dalla lingua greca classica, che esprime un suono V ma eh, non entro negli aspetti più tecnici eh, in questo momento, rilevo solo una cosa, i nomi di queste lettere non sono i nomi fenici. Noi sappiamo leggere il fenicio, lo conosciamo, ma non sappiamo come chiamassero i fenici le loro lettere. Questi sono i nomi che queste lettere hanno in ebraico. Questo si dice poco, ma insomma è importante anche da sapere. Problemi di trasmissione, no? della cultura antica naturalmente comportano poi tutta una serie di, eh, così, di integrazioni e aggiustamenti. Ecco, allora qual è quindi la grandiosità di questa innovazione greca? È che i greci aggiungono le vocali e questo rende perfettamente perspicua la lettura di ogni possibile testo. Eh, non so se è chiaro il proprio il grado di innovazione che questo comporta, la vera e propria rivoluzione greca relativa all'alfabeto. Allora, ehm, l'alfabeto in particolare, eh, lo vedete qui, l'alfabeto eh, occidentale, quello che i greci esportano nelle colonie di Occidente, in particolare l'alfabeto di Kuma, sarà poi l'alfabeto. Eh, da cui deriveranno anche gli alfabeti etrusco. Voi sapete che l'etusco non è stato ben decifrato, si conoscono solo alcune parole, però noi possiamo leggere perché abbiamo una, un alfabeto derivato dall'alfabeto greco, grazie all'intermediazione di Cuma e poi naturalmente anche il latino, ma anche l'osco, eh, il leponzio e così via. Quindi gli alfabeti occidentali derivano tutti. Da appunto una, una rielaborazione dell'alfabeto greco occidentale, ecco naturalmente gli alfabeti dell'età arcaica. E ora arriveremo al punto più critico del nostro discorso tecnico. Possono essere molto diversi tra loro, non molto, ma abbastanza diversi. Tant'è che questo eh, grande studioso tedesco, che si chiama Kirchhoff, nel 1887 ha elaborato una cartina con dei colori. E allora, a parte Atene e qualche isoletta vicino ad Atene, che è caratterizzata da un alfabeto azzurro chiaro. E gran parte della zona orientale è caratterizzata dall'uso di un alfabeto che viene definito eh, azzurro scuro e che ha diciamo, forme un po' diverse da quelle dell'azzurro chiaro per alcune lettere. Poi ci sono gli alfabeti rossi che, come vedete, interessano gran parte dell'area dorica e poi eh, l'Occidente. E l'alfabeto più antico verde che sembra quello diffuso a Creta, a melo e a Tera. Eh, quindi ci sono appunto queste differenze. Quello che è interessante è che delle città di grande vocazione commerciale come Corinto, Megara e Argo, hanno un alfabeto equivalente a quello delle zone, diciamo, più orientali della. Della Grecia, eh, quindi eh, tendono a, ad uniformarsi ai modelli delle città con cui sono in relazione commerciale. Naturalmente, Corinto esporta a Siracusa il suo alfabeto, eh, come vedete qua. Va ah, bene, eh, detto questo, brevemente poi giuro che la smetto con questi aspetti tecnici, arrivo, ehm, vi dico due parole su una lettera, ne prendo una sola, ne avevo scelte due, ma per farvi vedere come può cambiare la forma di una lettera nelle diverse eh, città greche. Eh, be il beta, per esempio, eh, non sempre ha eh, i due... Mh, i due cerchietti eh, come siamo abituati a vedere in qualche città si tende a mantenere l'occhiello unico come era nel, nella forma fenicia e però per mantenere questo occhiello unico si trovano delle soluzioni a volte anche molto quadrate vediamo a creta dove c'è sia una forma molto simile all'originale fenicio ossia delle forme più quadrate fino a che non ci si uniforma tutti ha una forma più simile a quella anche della nostra Bino. Ci sono città in cui i tentativi, come vedete, vanno in direzioni anche piuttosto curiose, eh? divergenti. Eh, Friunte è una città che si trova nel Peloponneso settentrionale. Ehm, ecco, in realtà però ehm, le lettere su cui i colori si differenziano questo ve lo dico eh, proprio in breve, sono, alcune, eh, lettere sono le lettere indicanti quei suoni eh, che i greci hanno ma che i fenici non hanno. Eh, si tratta eh, delle, di alcune eh, parole che hanno l'aspirazione, eh, se le dentali esistono in fenicio come «feta», eh, «feta» esiste un suono «th», per cui non c'è problema, si usa il suono fenicio, invece per la labiale e la gutturale aspirata, cioè fi e chi, bisogna trovare dei segni, parimenti per alcuni nessi consonantici come xi e psi. Allora, per questi segni noi cogliamo delle differenziazioni nelle diverse aree della Grecia, mentre le vocali sono uguali in tutte le aree della Grecia, cioè i greci hanno scelto gli stessi segni per indicare le stesse vocali. Per questi suoni i segni si differenziano tra verdi, rossi, eh, azzurri chiari e azzurri scuri. Ecco, questo spero che renda chiaro tutto e a questo punto brevemente vorrei arrivare a mostrarvi qualche reperto. Avete domande ragazzi? No, eh. no per, puoi proseguire per adesso, sì sì. Puoi proseguire? Va bene. Allora, ecco, vorrei cominciare con un bellissimo astragalo bronzeo. Allora, eh, l'astragalo, forse sapete, è il tarso di alcuni animali, ehm, di alcuni animali, pecore, mucche, che naturalmente facevano parte anche dell'alimentazione, non dico quotidiana, ma insomma dell'alimentazione dei dei greci e eh, quando poi restavano le ossa gli astragali venivano usati come dadi, eh, strumenti da gioco. Ehm, in questo caso però eh, abbiamo attestazione diffusa in generale di un astragalo bronzeo, quindi una riproduzione bronza di questo, <ride> di questo elemento corporeo animale, zoomorfo che serviva però come peso, cioè come peso standard della città dei Geloi. Eh? I greci avevano necessità di garantire delle misure standard per le compravendite e in questo caso il peso è proprietà pubblica, ma non solo il peso è una proprietà pubblica, parla anche, è un oggetto parlante e questo è tipico del mondo greco proprio perché, ripeto, Soprattutto nella fase più antica fino alla tarda età classica, i greci leggono quello che scrivono. Leggono i rotoli di papiro, ma leggono anche le iscrizioni. E questo oggetto è come se prendesse vita ogni volta che qualcuno ne legge la scrittura c'è scritto ovviamente con una indifferenziazione tra omega e omicron che è piuttosto tipica ehm, fino al V secolo eh, di, di molte aree della Grecia io e mi sono dei geloi, ton geloion e mi, invece che mi, anche in questo caso al posto del dittongo ei abbiamo una epsilon, ton geloion e mi Ecco che vedete qui al posto della gamma normale abbiamo una sorta di lunetta e poi abbiamo un lambda che ancora non è uguale nelle sue due lineette, che è tipico, questo ancora di una certa fase più, eh, più antica della scrittura, dove eh, la seconda lineetta è più, eh, è più breve, e poi queste forme aperte delle linette verticali del mi e del mi. Che sono abbastanza tipiche di quest'epoca che cos'è che vi sto facendo vedere come lavora eh, chi fa paleografia eh? cioè studiare il testo significa non solo interpretarne il significato ma anche eh, capire bene le forme delle lettere e capire bene a quale stadio della scrittura appartengono questo è un approccio che serve ed è necessario per tutta l'età arcaica greca e per una parte dell'età classica, perché, ripeto, le città, fino a che non si uniforma un po' lo stile scrittorio in tutta la Grecia, tra la fine dell'età classica e soprattutto durante l'ellenismo, con la coine di dialectos e anche diciamo, l'alfabeto di una Coinée impostato a partire dalla morte di Alessandro Magno, ecco, la differenziazione è grandissima. Sono diverse le lettere per molti suoni, sono diverse le forme di queste lettere. Ehm, ecco, adesso vorrei brevemente passare da un testo che non ci è giunto su un supporto materiale, ma che ci è trasmesso da Erodoto. Erodoto racconta che eh, dopo la battaglia delle Termopili, il grande poeta Simonide fosse stato chiamato a incidere un epitafio per gli spartani caduti con Leonida sotto i colpi dei persiani. Penso che sappiate tutti questa storia, no? Prima e seconda spedizione persiana, anno 480, battaglia delle Termopidi, una battaglia condotta in un luogo molto stretto dove i greci speravano e pensavano di poter fermare questa avanzata di un immenso esercito composto Dice Erodoto da quasi due milioni di uomini. Dunque, solo luoghi stretti possono permettere ai bravissimi opliti greci di difendersi da questa immensa ondata eh, di, di stranieri che calano attraverso la Grecia, eh, sappiamo che poi, a causa di un tradimento, verranno mh, aggirati, accerchiati e, eh, e sconfitti gli spartani che rimangono a difesa di questo. Piccolo ingresso, ehm, e appunto meritano davvero i più grandi onori. Dice eh, il passo eh, Simonideo: o oh, straniero annuncia agli spartani che qui giacciamo per avere obbedito alle loro parole. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un testo che doveva essere letto per ehm, dare risonanza. All'evento, per ricordarlo, ma anche per ridare vita e richiamare dall'Ade questi caduti per la patria, in un certo senso. Quindi, ho voluto attraverso questo ricordo, innanzitutto, di, una, eh, di un impegno bellico che tutti conosciamo, eh, ribadire ancora questa dimensione sonora che ha la scrittura eh, nell'età arcaica e classica greca. Questa è una chilix, cioè una coppa laconica che come vedete ha una policromia straordinaria. Le coppe laconiche, per certi versi, sono belle quasi e quanto, se non di più, di tanti vasi ateniesi, che pure sono meravigliosi, proprio per la policromia che, ehm, che conservano. Quindi era anche un modo per mostrarvi un manufatto, forse meno noto, eh, dell'arte greca. Eh, bene, veniamo adesso alle tipologie di iscrizioni. Eh, le ho divise in tre gruppi. Spero non sia troppo tardi, ragazzi. Posso andare avanti? O... Sì, 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 abbiamo una decina di minuti. Va bene, perfetto. Allora, cerco sì, di sì, fare sì. una carrellata veloce. Vi ho, ho diviso in tre gruppi seguendo eh, le indicazioni proprio di Margherita Guarducci, che eh, rispetto diciamo, ad, ad altre forme eh, di. Eh, organizzazione ehm, eh, delle iscrizioni antiche ha pensato che il modo migliore per organizzarle sia quello di dividerle sulla base dei committenti. Le iscrizioni pubbliche sono quelle appunto volute dalle città o dai grandi eh, dalle città o dai coinà, insomma, quindi dalle, dalle grandi federazioni. Eh, poi ci sono le iscrizioni private che naturalmente possono essere di varia natura, iscrizioni sepolcrali ehm, o doni votivi agli dei e infine le iscrizioni di tipo religioso, quelle per esempio ehm, che possono essere legate alle, eh, alle grandi istituzioni religiose, ma all'interno eh, di queste iscrizioni bisogna anche inserire le iscrizioni private con una... Diciamo particolare caratura, eh, una particolare ehm, intensità religiosa. Quindi, ecco, eh, questo è ehm, forse qui, diciamo, si mescolano un po' di più le, mh, le tipologie, però ehm, ecco, può essere una suddivisione utile, soprattutto per entrare ancora un po' eh, nel mondo, nel pensiero, nella vita dei greci. La prima iscrizione che vi voglio proporre è una lista, una bella lista di. Ehm, pagamenti che le città eh, che appartenevano alla Lega delioattica di Atene dovevano eh, appunto eh, tributare ad Atene eh, perché. Partecipavano di questa lega. Eh, I tributi della Lega degli Oattica sono un tema naturalmente molto studiato, ehm, qui però non siamo proprio, mh, diciamo, non stiamo vedendo una lista dei tributi, stiamo vedendo una lista della sessagesima dei tributi. Che cos'è la sessagesima? La sessagesima è la ses sessantesima parte del tributo che ogni città membro doveva pagare alla Lega, e questa sessantesima parte deve essere donata ad Atene, al santuario della dea Atena, a partire dall'anno 454, cioè dall'anno in cui la Lega d'Elio sposta il suo tesoro dall'isola sacra di Delo alla città di Atene. Questo spostamento avviene per motivazioni che gli ateniesi legano a una eh, maggiore eh, incertezza eh, nell'area del Mediterraneo orientale e ora non posso entrare nel merito, ma di fatto con questo spostamento eh, probabilmente Pericle o comunque gli uomini del suo partito garantiscono ad Atene un'entrata regolare la sessantesima parte del tributo viene donato al santuario della dea Atena. E in questo modo Atene si garantisce un'entrata che le permette sia di abbellire la città che di portare avanti altre iniziative eh, cittadine. Quindi è uno, possiamo dire tranquillamente, uno strumento di sfruttamento, un dispositivo di sfruttamento dei membri della Lega degli Oattica. Eh, abbiamo qui uno dei, eh, una delle porzioni dell'apis primus, che è molto grande, della pietra diciamo, più antica di questi tributi della Sessagesima che ci sia pervenuta. E eh, qui si parla appunto di quanto pagavano di Sessagesima le città dell'Elesponto. Abbiamo, come vedete, i primi gli Arpagianoi, che pagano 5 dracme, e poi 8 dracme e 2 oboli i Palapercosioi. Eh, giusto per capirci, ecco, eh, qui abbiamo la trascrizione, abbiamo questi otto dracme e due oboli dei palapercosioi e eh, gli abitanti di Arpagon che ne pagano 5. Sembra poco, però bisogna moltiplicare per 60 per capire a quanto ammontava la eh, scusate, il tributo pagato. Ai, ehm, agli ateniesi, il tributo per la, la ehm, partecipazione alla Lega Attica. E nel caso di città grandi come Abideno, per esempio, questo tributo è molto alto se la sessantesima parte equivale a 400 dracme. Potete immaginare, per intenderci, le due città di cui abbiamo parlato prima di fatto altro non sono che piccoli villaggi odemi. Ve li ho trovati qui sulla carta che vi eh, ho fotografato dal Talbert. Eh, Arpagion si trova qui come vedete, eh, noi questo lo chiamiamo Mar di Marmara sulla costa del Mar di Marmara, e invece su, nei pressi della costa di quello che noi chiamiamo stretto dei Dardanelli e che in antico si chiamava El Abbiamo appunto questa piccola cittadina che si chiama che dal nome Pala Ipercote. Ecco. Questi sono i pagamenti di queste città, ma non mancano nemmeno decreti internazionali. Questo è il caso di un'alleanza e di un decreto onorario molto importante tra Atene e Samo, nella testata rappresentati dalle dee, patrone delle città, Era per Samo e Atena, nella sua veste di Promacos, per Atene. Si tratta in realtà di tre decreti molto importanti che vengono suggellati tra Atene e Samo in un momento molto difficile della storia di Atene. Il primo nel 405 quando Atene sta perdendo la guerra del Peloponneso, ormai sconfitta ad Egospotami da Lisandro, Atene sta perdendo tutte le alleate della Lega, quelle che pagavano i tributi e la sessagesima di cui sopra e Samo dichiara la propria, ehm, la propria lealtà. Quindi è fondamentale questo momento, no? questo suggello, garantito dal eh, gesto della dexiosis, della stretta di mano, che nel mondo antico è un gesto molto forte. Non è buongiorno, salve come va, come è per noi, ma è davvero eh, suggello di alleanza, patto, fiducia, fedeltà, sempre con alto gradiente emotivo. Eh, quindi il primo è un decreto che serve a ribadire questa alleanza nonostante tutto, anche mentre Lisandro stava eh, acquisendo a sé tutte le città del Mediterraneo orientale, eppure Samo fin quando è possibile resta fedele. Gli altri due decreti risalgono invece agli anni in cui Atene si è liberata dai 30 tiranni, impostile proprio da Sparta. Siamo nell'anno 403-402. Samo invece è stata occupata dagli Spartani, ma gli ateniesi fanno incidere sulla pietra ancora un rinnovo di questo trattato di alleanza e di questa concessione di cittadinanza ai Sami che lo vogliano, proprio per ribadire che gli ateniesi non dimenticano la lealtà di Samo anche mentre Samo è occupata dagli spartani. Quindi potete capire eh, la potenza anche simbolica che hanno certe immagini e anche certe parole e solo vi voglio far vedere questo qui abbiamo un soprascritto del mh, Grammateus, cioè del segretario Cesifisofonte che ha fatto incidere la pietra e poi abbiamo un prescritto, cioè delle formule precise che ci insegnano che l'epigrafia a un certo punto, eh, l'epigrafia pubblica diventa anche un luogo dove garantirsi una stabilità attraverso la costruzione di formule che restano sempre quelle che sono anche strumento di democrazia, quindi esiste una vera e propria, eh, un vero e proprio gergo Ehm, delle iscrizioni pubbliche. Brevemente vi eh, ricordo a questo punto, penso che abbiamo pochissimi minuti, quindi se siete d'accordo, volo attraverso queste immagini senza spiegarle. Ehm, ricordiamo che esiste anche tutta una dimensione privata della scrittura, ancora una volta abbiamo dei testi, un testo in versi che serve a ricordare due musici, padre, padre scusate, e figlio defunti ricordati e onorati così dalla moglie del più giovane eh? si vedono gli auleti con i loro strumenti musicali e, appunto che si danno la mano perché il figlio che muore saluta il padre già morto quando giunge anche lui nel regno eh, degli inferi e un'altra iscrizione funeraria direi molto forte molto significativa è quella di questo giovane Morto in una battaglia navale, come mostra il fatto che oltre all'elmo e allo scudo ci sia la prua di una nave raffigurata sulla, eh, sulla lapide. E rimane solo il nome: Democlide, figlio di Demetrio. In questo caso, come vedete, abbiamo anche i tre puntini che servono a dividere le parole. Non c'è sempre questa differenziazione. E qui abbiamo già l'ETA come vedete, a differenziare il suono lungo della E dal suono breve. Perché? Perché nell'anno 403-402 ad Atene eh, viene approvato un decreto, il decreto di Euclide, con cui eh, gli atenesi adottano l'alfabeto di Mileto, l'alfabeto orientale, ionico, e quindi acquisiscono anche queste vocali lunghe. Eh? E questo ateniese è caduto nella battaglia di Cnido, che è una battaglia mh, che eh, diciamo, eh, permette, mh, chiude l'esperienza navale di Sparta, con la battaglia di Cnido, Sparta che ormai diciamo, spadroneggiava eh, in tutta la Grecia, eh, è costretta a ritirare. Eh, le proprie flotte, le proprie navi, però mantiene l'egemonia sul piano terrestre, quindi continua a spadroneggiare in quell'ambito, ma perde la sua supremazia navale. Acnido, però, questo giovane ateniese ha perso la vita. Ecco, eh, non mancano anche oggetti iscritti. Questo è un bellissimo eh, melanodocheon, si dovrebbe dire, cioè un calamo che conteneva l'inchiostro per scrivere, che è stato inciso con il nome del suo proprietario. Però in questo caso non si usa la parola comune melanodocheion, ma si usa la parola molto più raffinata melanobafon, cioè ehm, dabapto, che vuol dire intingere, è l'oggetto ehm, che, che permette appunto di intingere. L'inchiostro, melanos vuol dire nero e si riferisce all'inchiostro. Quindi dove l'inchiostro intinto è conservato. Eh? Eh, quindi, una, una formula un po' più raffinata per questo oggetto. E eh, ancora eh, direi brevemente che eh, abbiamo anche elementi che ci rimandano alla sfera religiosa per i quali, ripeto, io ho scelto comunque di mh, fermarmi su oggetti di natura privata perché meglio secondo me ci raccontano della vita delle persone. Una giovane fanciulla, forse non ancora moglie, molto più probabilmente figlia, che andava in questo luogo sperduto dell'Attica, Brauron, a compiere tutti i riti iniziatici, come facevano tutte le bambine ateniesi di età classica, dona uno specchio alla dea Artemide specchio che, ovviamente, è oggetto rappresentativo della sua femminilità, del suo diventare donna esattamente quello che accadeva nei riti iniziatici che avevano luogo per lunghi mesi eh, presso il santuario di Brauron in Attica. E infine vi vorrei salutare con un elemento molto tipico ehm, del mondo greco che poi viene importato anche ehm, nel mondo romano attraverso la mediazione degli osci. Che è la maledizione. Defixio effettivamente è una parola latina che eh, viene da defigere, cioè eh, appunto eh, conficcare. Ehm, eh, e anche mh, proprio eh, sì, ecco, conficcare va benissimo. E eh, eh, in realtà la parola greca potrebbe essere Catadesmos. Eh, ecco. In cosa consiste l'adefizio? L'adefizio è una maledizione che serve ad incatenare, a legare il malcapitato che viene maledetto al mondo degli inferi. E eh, questo avviene sia attraverso le parole sia attraverso l'uso di determinati materiali e... L'uso di determinati contesti in cui svolgere questa pratica di maledizione, che è una pratica segreta che si lega a richieste fatte a maghi, a indovini, a ciarlatani, che spesso sono gli stessi che incidono queste maledizioni, infatti, sono piene di errori grammaticali, di errori di ogni tipo, di refusi di ogni tipo. Ecco, in questo caso vi ho scelto una defizio che arriva da Atene. Dalla tarda età classica e, ehm, ed è stata mh, incisa su una tavoletta di piombo. Questo è abbastanza tipico: il piombo è un materiale pesante, è oscuro, è senza luce e si può anche manipolare molto facilmente. Inoltre, è anche un materiale facilmente reperibile nel mondo greco e costa pochissimo. Cosa si faceva con questa maledizione? Si faceva scrivere, se non si sapeva scrivere, da un mago, da un ciarlatano, una maledizione in cui si chiedeva agli dei inferi di legare la persona di cui si scriveva il nome. Leggiamo questa, ehm, questa, ripeto, tavoletta su piombo, ripiegata, guardate bene, nove volte in verticale, e poi, come succedeva sempre, nella quale si conficcava un chiodo, ecco anche questo vuol dire defigere, si conficcava un chiodo e poi la si settelliva in un luogo simbolicamente significativo, un pozzo, eh, il tempio di un dio o di un eroe infero, oppure eh, una tomba, quindi un luogo che già di per sé richiamava, eh, conduceva verso eh, il mondo octonio. Questa maledizione è dedicata a dei fabbri di Atene. È stata ritrovata in un luogo probabilmente lontano da quello in cui era stata messa in origine, ma non si capisce bene la sua storia, le, le, le vicende dell'oggetto non sono chiare. Si è legato Catadò, Aristeicmo il fabbro agli dei di sotto e Pruria, il fabbro, sia nelle sue azioni, sia in quello che fa, Caitenergasian, sia nelle, nelle loro anime, eh, qui c'è una differenza tra Auto e poi Auton, sia per quello che fanno, sia le loro anime siano legate. E poi Sosia, quello di Lamio, sia, eh, sia legato anche lui nell'azione e nella sua anima. E le cose che dicono e che fanno, qui con, vedete con degli errori, perché questo legusi dovrebbe essere con una epsilon, insomma, tanti errori grammaticali. E poi si è legata anche a Gesia la Beotica. Insomma, qui non è chiaro bene cosa sia successo, ma questi due fabbri, quest'altro Sosia e, o Sosia, e poi Agesia, o Agesida, eh, non è chiaro qui il nome, devono averne combinata proprio una grossa. Ecco, si faceva così. Chi malediceva non diceva mai il proprio nome, non lo annunciava mai, naturalmente, perché si sarebbe legato anche lui al mondo infero. Ma legava invece pronunciando, immaginiamo anche ad alta voce mentre compiva questo rito magico, i nomi di chi voleva proprio maledire. Ci sono maledizioni contro rivali d'amore, ci sono maledizioni contro antagonisti ginnici, maledizioni contro colleghi di lavoro o persone che probabilmente svolgevano lo stesso lavoro ed erano in qualche modo competitors. Ecco, questo è il quadro, mi piaceva finire con questa maledizione per mostrarvi un aspetto meno noto del mondo greco ma vorrei però salutarvi ehm, con ehm... Un augurio, in realtà siamo già nel pieno della primavera, ma un augurio alla primavera mostrandovi il primo fumetto della storia. Questo è un vaso di San Pietroburgo, in realtà proveniente da Vulci, quindi un tipico vaso attico che era stato acquistato dai grandi amanti dell'arte attica, che erano gli Etruschi, e ehm, come vedete è della fine del VI secolo a.C., cioè siamo proprio ancora in età arcaica ed è un bellissimo vaso a figure rosse in cui si vedono un uomo di una certa età caratterizzato dal fatto di avere la barba, un giovanetto, un giovinotto e un fanciullo, quindi le tre età della vita. E non a caso, forse anche simbolicamente, parlano di primavera. Dice il giovane Irochelidon: Guarda una rondine. E il vecchio dice Neto, Clea, sì per Zeus, vedete proprio la voce esce dalle loro bocche e il fanciullo dice How te? È là, la vede anche il fanciullo, i gesti sono proprio anche eh, tutti molto esplicativi, significativi. E poi c'è una voce fuori campo, proprio come nei fumetti del topolino, vi ricordate, no? Il riquadretto, che dice Ear, Ede, ecco, è primavera. Ecco, con questo auspicio che vi ringrazio dell'ascolto molto paziente e, eh, e vi auguro un buon proseguimento di primavera. Grazie a te. Noi ringraziamo te eh, per l'intervento, è stato veramente esplicativo e quindi adesso magari possiamo anche proporre qualche domanda, oltre alle nostre domande, domande del pubblico. Eh, lascio prima la parola a Rebecca. Sì, allora io avrei tante domande a questo punto della, del dibattito. Però eh, parto dall'ultimo argomento che tu hai toccato e che è un argomento che mi incuriosisce moltissimo, cioè quello delle defizioni. Dal momento che anche io ho avuto modo di leggerne e di tradurne alcune, ma relativamente al mondo romano soprattutto uh, defiziones relativi alle corse di carri e ai duelli, tra gladiatori, quindi usate per truccare in un certo senso gli spettacoli, le gare. E a Roma, come tu hai giustamente ricordato, questa pratica è talmente diffusa che ad un certo punto viene ripresa addirittura dai cristiani, verosimilmente fra il III e IV secolo d.C., eh, ed è così diffusa che eh, in età tardoantica viene vietata, viene condannata dalla legge in relazione ad una grande paura nei confronti delle pratiche magiche italiane, ma in particolar modo della prescienza demonologica. Questo accade soprattutto sotto il principato di Teodosio. Quindi, la mia domanda è: anche nel mondo greco esistevano delle limitazioni in qualche modo all'uso di tavolette chiodate o delle condanne per l'utilizzo di questi strumenti? Allora, sì, grazie, questa è una bellissima domanda. C'è da dire che ehm, eh, non conosco mh, ad oggi eh, veri e propri decreti, leggi incise su pietra che ehm, demonizzino e che condannino queste pratiche, però abbiamo Platone. Platone che sia nella repubblica che nelle leggi ricorda effettivamente la pratica molto diffusa di affidarsi a ciarlatani a maghi a indovini che potevano sia garantire il perdono degli dei in caso di incaute azioni da parte, diciamo, dei fedeli, sia anche garantire maledizioni ai nemici, appunto, mettendosi a scrivere queste tavolette, facendo incantamenti e podai. E catadesmoi, eh? appunto parla di, questi, di queste pratiche. E dalle leggi di Platone eh, sembra di cogliere che vi fossero anche delle regolamentazioni eh, che potessero essere messi in galera coloro che venivano scoperti a vendere queste pratiche e ehm, nelle leggi Platone propone addirittura di metterli a morte. Non è chiaro se sia una, diciamo una regola magari. Adottata anche da qualche polis, oppure se sia una proposta appunto tra le tante delle leggi platoniche contro queste, questi atteggiamenti superstiziosi. Eh, certamente è una forma di superstizione che non poteva piacere alle città che ehm, cominciavano in età arcaica a incidere le leggi. Eh. Io non ho detto niente su questa, diciamo, vis su questo furor. Potremmo dire legislativo, proprio che caratterizza l'età arcaica greca, con l'iscrizione di leggi che vengono poste nei luoghi visibili, più visibili, proprio perché la legge deve garantire la sua, ehm, la sua chiarezza, la sua, ehm, il suo essere per tutti, il suo non essere, ehm, diciamo, eh, sovrainterpretabile o ambigua e comunque deve essere isonomica, ecco, in tutti questi sensi certamente è assai probabile che vi fossero delle leggi contro queste forme di superstizione, in fondo se vogliamo ehm, l'orestea di Eschilo, l'antigone di Sofocle rimandano anche a questi temi no? attraverso proprio l'elaborazione di quell'antinomia tra nomos e fusis o comunque tra tesmoi, le antiche leggi e nuove leggi, nuove forme di gestione del, del pubblico, di ciò che è comunità. Sì, è questo. Va bene, a questo punto lascerei la parola a Michele o eventualmente a qualche domanda dal pubblico e poi magari torno a, a chiederti. Sì. Sì, va bene, no, faccio una domanda io che magari potrebbe anche sembrare un po' banale. Ehm, rispetto all'iscrizione che abbiamo visto dei tributi della Lega degli Oattica. Sì, della sessagesima. Sì, 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 esatto, sì. della sessagesima della Lega degli Oattica. Eh, la mia domanda è, ma effettivamente poi questa lista era pubblicata, comunque esposta solamente ad Atene o comunque all'inizio magari ad Elo dove aveva sede inizialmente la, la Lega oppure veniva anche esposta in tutte le città che facevano parte della Lega? Questa è una bella domanda, non restano tracce di queste liste al di fuori. La lista delle sessagesime sicuramente era esposta ad Atene. Proprio perché è un fatto interno alla città di Atene. Le liste dei tributi, ehm, il lavoro degli ellenotami. Cioè, di questi magistrati che dovevano girare di città in città, a raccogliere i tributi, è probabile che fossero esposte anche nelle città. Però in effetti noi spesso non abbiamo poi riscontro di questo, a meno che io sappia non c'è riscontro di questa presenza nelle città alleate, ma è molto probabile che ci fossero dei resoconti, se no magari proprio incisi sulla pietra, quantomeno su materiali più deperibili. Sicuramente sì. Di sì. Perfetto, grazie. Prego. Vai Rebecca. Allora, continuo io con la domanda che ti volevo fare. Dunque, alcune delle epigrafi parlanti che tu ci hai efficacemente mostrato. Eh, sono relative appunto a giovani eh, scomparsi mh, prematuramente. Quindi, questo mi ricorda un tema già molto presente eh, nei poemi omerici, dove si parla ampiamente della morte di giovani eroi, come ad esempio Patroclo, Sarpedonte ed Ettore. Ecco, rispetto a queste figure si percepisce una forte ansia di mantenere l'integrità del corpo del defunto. Questo. Soprattutto per quanto riguarda la figura eh, di Ettore, perché comunque è la condizione indispensabile per l'accesso all'Ade e anche per continuare a vivere in qualche modo attraverso la memoria dei posteri. Per cui eh, le epigrafi, come ad esempio quella dell'Auleta Potamon, che comunque riportano l'immagine di un corpo, di una figura virile. Possono essere in qualche modo considerate strumenti che concorrono a mantenere intatta la fisicità del defunto e quindi a garantirgli un accesso all'oltretomba? È una bellissima domanda. Allora, io credo che ancora una volta noi dobbiamo ricordare la materialità della voce, anche in, in tutta questa civiltà e cultura più antica gre greca. Quindi ehm, di fatto anche il fatto di ripetere, di ribadire attraverso il suono il testo dell'iscrizione era un modo per ridare materialità e corpo alla benedizione, al saluto, al congedo che doveva accompagnare il defunto attraverso l'oltretomba il discorso sull'importanza dell'integrità del corpo del defunto è un discorso che come sai attraversa no? eh, la cultura greca non è un caso che poi ehm, i, eh, gli strateghi che alle arginuse non furono in grado di recuperare i corpi ehm, dei soldati degli erbiti ateniesi, dei rematori che erano caduti in mare Furono accusati poi e condannati a morte dalla città perché era un grave crimine quello di non ricondurre il corpo del defunto laddove possibile ai propri cari. Eh. Ehm, ce lo insegna anche poi tutta la, la storia, la descrizione eh, tucididea eh, che accompagna eh, l'epitafio di Pericle e il discorso di Pericle per i caduti del primo anno di guerra. I corpi dei defunti venivano portati verso il luogo e oltre ai carri delle dieci tribù vi era un carro che conteneva le ossa di coloro che erano caduti come dispersi e che avevano anche loro il diritto a venire comunque in qualche modo ricomposti e ricondotti ad una dimensione materiale per poter accedere all'aldilà. Questa dimensione materiale dell'accesso all'aldilà... Che peraltro è tipica anche che so, del mondo etrusco, naturalmente è confermata dall'ovolo, no? l'ovolo di Caronte che bisognava avere sotto la lingua per poter pagare la traiettatura, dall'altra parte del fiume, no? della Teronte, insomma, del, del fiume infernale. E, allora, sicuramente è molto importante questa dimensione per gli antichi. Eh, il sema, cioè la tomba nella sua materialità ha indubbiamente un ruolo no? Nel, nella conservazione, però io credo che in questo caso forse prevalga più che diciamo, il, um, la facilitazione dell'accesso all'aldilà, l'importanza di conservare una memoria materiale per i perché anche questo è molto, ovviamente, molto presente nel mondo greco. Il ceramico, come forse saprete, è proprio quella parte di Atene, posta tra dentro e fuori le mura, che ha rappresentato poi per, eh, per secoli il cimitero, dove si poteva appunto camminare incontrando proprio il in semata, eh, i segni tangibili, materiali di questi uomini ormai trascinati nel greco. Degli, dei mod ti ringrazio, eh, grazie a te. Benissimo, allora adesso partiamo con le domande del pubblico. Prima domanda, domanda di Riccardo. L'epigrafia rappresenta un importante supporto anche per gli studi della storia di epoca bizantina? Se sì, quali sono le differenze rispetto alle iscrizioni di, epo di epoca antica? Allora, questa è una bellissima domanda. Io non sono una bizantinista. Eh, sicuramente poi per il mondo, eh, per lo, per il mondo orientale, cioè eh, per l'Oriente greco... Eh, come dicevo prima, ehm, sono molto importanti ancora le iscrizioni, non dobbiamo però dimenticare che il mondo bizantino è un mondo ehm, caratterizzato da forme ehm, di, 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 di dominio, di potere monarchico, quindi in questo caso ehm, prevalgono anche tutta una serie di documenti. Ehm, di diplomatica di documenti mh, che hanno una natura diversa dall'iscrizione eh, dall delle poleis cioè eh, nella, nel mondo delle città scrivere per esempio un'iscrizione pubblica significava renderla visibile a tutti nel mondo eh, bizantino eh, non c'è non è necessaria questa visibilità le forme del potere sono cambiate Esattamente poi come cambiano nel mondo romano. Il mondo romano rimane diciamo, la dimensione epigrafica anche in età imperiale, ma tutta un'altra caratura. No? Pensiamo all'arco di trionfo che è uno strumento per garantirsi il consenso, spesso riutilizzando anche pannelli provenienti da, diciamo, da altri monumenti e da altre epoche. Ehm, ecco, sicuramente anche nel mondo bizantino c'è una... Una, uno sviluppo, una, una pratica epigrafica, però in qualche modo eh, caratterizzata da, altri, da altre necessità e altre valenze. Eh, questo direi come differenze rispetto all'iscrizione del mondo greco. Se poi altre domande, Riccardo, o vuole specifiche ulteriori, scriva pure. Ecco, vedo, sto vedendo io, vedo altre... altre sì, adesso dovrebbero apparire. Perfetto. Dunque, abbiamo parlato di epigrafi pubbliche ed epigrafi private. Può capitare che questi due tipi di epigrafi possano entrare in conflitto o meglio, offrire diverse versioni di uno stesso argomento? Allora, sì, ehm, sicuramente sì. Eh, forse però non possiamo parlare di conflitto. Possiamo dire che ci offrono prospettive diverse. Non parlerei mai di conflitto, anche nel caso di Tacito e della Tabula Lugdunensis, non si può parlare di conflitto, ma proprio davvero di prospettive o di ehm, frammenti diversi del mosaico, che ci permettono poi di ricomporre il tutto. Naturalmente, non in un'ottica combinatoria, eh, come redarguiva l'Epore, ma in un'ottica di integrazione reciproca, di scambio, di scambio dialettico, di, di valutazioni eh, possibili. Direi questo perfetto. Adesso c'è un'altra sempre di Giacomo: si può parlare di una maggiore cura e raffinatezza nelle epigrafi pubbliche in virtù della loro funzione sociale, politica e religiosa, o anche le epigrafi private non sono estranee a queste attenzioni? Ecco, grazie della domanda perché mi permette di dire qualcosa che non avevo proprio toccato: cioè, c'è un aspetto formale delle iscrizioni. Tante iscrizioni pubbliche sono stoiche donne cioè scritte in modo che a ogni linea, diciamo a ogni perfetta diciamo, misura delle lettere in orizzontale corrisponda anche una sorta di, ehm, di perfetta equivalenza tra le lettere poste in, verticali, eh, in verticale. Quindi c'è un ordine perfetto delle lettere che sono tutte disposte una sopra l'altra e una accanto all'altra con misure proprio precise, Questo accade spesso nelle iscrizioni pubbliche, ma non sempre. Ci sono iscrizioni antiche, le più antiche che invece non presentano quest'ordine, ripeto, anche iscrizioni pubbliche possono essere bustrofediche, scritte da destra a sinistra, insomma in tutte le direzioni, verso, dal basso verso l'alto, come abbiamo visto nel caso dei magistrati eh, di Atena. Eh, però eh, certamente, con il tempo, soprattutto ad Atene, ma non solo, si, ehm, eh, si rende sempre più necessaria ed evidente una certa forma, no? anche una certa eleganza nella presentazione delle iscrizioni. Eh, le lettere possono anche acquisire delle forme molto belle, a coda di rondine, apice, quindi i, dei, delle sorte di corsivi addirittura, e eh, ecco, quindi. Questo direi che eh, è molto interessante per le iscrizioni pubbliche. Le iscrizioni private dipende, dipende da quanti soldi ha il privato che fa incidere l'iscrizione, quanti soldi vuole dare all'APCIDA e anche il contenuto che vuole trasmettere. Ecco, quindi, certamente l'ordine e la forma diventano anche esempio di status a un certo punto, no? Nella, per il privato che fa incidere. Ecco, direi così. Se avete altre domande, sì, dovrebbe essercene ancora una. Sì, sì, sempre di Giacomo. Sempre di Giacomo. Sì? Vai Rebecca. La ricostruzione di Kirchhoff mostra diverse versioni dell'alfabeto greco tra Asia Minore, Egeo e Mediterraneo centrale. I grandi cambiamenti della storia greca, politici, sociali e militari, hanno portato in alcuni casi ad una predominanza di un alfabeto rispetto ad un altro, magari in base anche alla polis egemone in un determinato momento nell'area? Oh, ma come devo ringraziare per tutte queste domande che mi permettono di dire tutto quello che ho messo <ride> dalla mia lacunosa versione, lacunosa quasi come certe istruzioni mancanti di pezzi interi. Ecco, allora, eh, grazie per la domanda, sì, assolutamente è così, a un certo punto Atene naturalmente rende, impone un po' il suo alfabeto, anche se... In realtà le città ioniche mantengono le loro scritture. Certo è invece che, come dicevo, con la riforma di Euclide dell'anno 403, che segue quindi eh, all'avvento dei Trenta tiranni ad Atene, e poi al ripristino della democrazia, Atene, per una scelta che in realtà è anche politica, opta per l'adozione del sistema alfabetico ionico e in particolare milesio e sarà poi proprio l'alfabeto di mileto che diventerà quello predominante che poi di fatto è quello che conosciamo anche noi dove c'è ad esempio una distinzione tra le vocali lunghe e le vocali brevi e o, cioè, i suoni e o ehm, questo perché? perché Atene quando ripristina la democrazia no? dopo i momenti bui, buissimi dell'avvento dei 30 tiranni imposti da Sparta 30 tiranni che uccidono eh, migliaia di cittadini, 30 tiranni che impongono un sistema oligarchico radicale, che tolgono i diritti di cittadinanza a larghissime fasce della popolazione. Atene, attraverso questo atto, vuole ribadire il suo legame con il mondo ionico, quel legame che nel V secolo si era rinsaldato attraverso la Lega degli Oattica, quella lega navale a scopo difensivo. Che nasce per difendere i greci eh, dalle possibili incursioni e spedizioni persiane. Eh? Quindi diciamo in questa ottica, potremmo dire di ripresa, di recupero di una tradizione, Atene adotta anche il, eh, il sistema milesimo. Quindi, questo direi l'aspetto più significativo. Poi naturalmente, dopo la morte di Alessandro Magno eh, si comincia a creare un mondo che ormai è al di là delle poleis, un mondo greco eh, Costituito da regni, ma costituito anche da legami e, e viaggi e contatti sempre più eh, stretti, capillari, per cui eh, si perde un po' quel senso di identità locale. Per cui io lo, lo scrivo così, perché, sono, perché vengo dal peloponneso centrale e non lo scriverò mai come lo scrive uno ionico. E ecco, al di là diciamo di questo aspetto che ho messo un po' in ridere. Si crea davvero una forma più condivisa sia nel, negli aspetti linguistici, sintattici, grammaticali e nelle forme proprio ehm, della, della lingua, sia eh, sul piano della scrittura. Quindi, eh, questo, questo sì. Poi, naturalmente, di lì si arriverà. Eh, alle grandi evoluzioni che nel tardo ellenismo e poi in età greco-romana condurranno alle, alle forme del greco moderno eh, che sono poi molto diverse sia sul piano della pronuncia che in tanti casi della scrittura e della grammatica benissimo allora credo che non ci siano altre domande dal pubblico sì penso Quindi... che siamo ormai esauriti da tutte queste pietre <ride> Loro, no, beh, ma penso che chi ci abbia seguito abbia assimilato bene, bene abbia seguito con, con grande interesse perché, comunque la spiegazione è stata veramente chiara. E perciò, a questo punto, allora, io ringrazio Rebecca, ringrazio Ringrazio soprattutto Francesca, professoressa Francesca Berlinzani, per essere stata con noi. E a questo punto io non posso fare altro che salutarvi e darvi appuntamento alla, a sabato prossimo, credo, o a quello successivo. Quindi vorrei arrivederci. Grazie anche a voi, vorrei ringraziarvi anch'io, ringraziare voi, grazie davvero di questa opportunità, è stato molto piacevole scambiare... Informazioni e domande così anche eh, domande e risposte, incrociare domande e risposte così interessanti. Grazie. Sì, sì, ma figurati, anzi, ci sarà sicuramente modo per fare una seconda puntata. Volentieri, Quindi... magari in presenza, mi in presenza. Un speriamo, speriamo. Spero. Quindi niente, vi saluto di nuovo e arrivederci. Alla prossima.